Passiamo all'ultima fase del nostro pomeriggio insieme, che sono le domande. Vi ringrazio, devo dire che siete stati molto, molto attenti, molto stimolanti. Vedo che vi abbiamo stimolato molto perché abbiamo una quindicina di domande che cerco di riassumere in punti per affrontarle tutte. Partirei proprio da te, Anna, perché credo che una delle domande, diverse domande hanno toccato un punto centrale, appunto quelle della persona, del lavoratore, e una particolare toccava il punto di far capire dell'empowerment del lavoratore o della lavoratrice, della cosiddetta donna delle pulizie, proprio come diceva il nostro spettatore, dice: ma si rendono conto di essere portatori di questa bellezza e armonia di cui abbiamo parlato stamattina? E credo che la risposta sia proprio in parte nella conclusione del tuo intervento, cioè quando introduciamo una metrica, quando qualcosa diventa misurabile, quindi si può restituire e si può creare empowerment del lavoratore. È così? Yes, that's correct. They tell me that it's no longer like working in the dark because they now know, and some say, I have a new boss, they say, because they have actually a tablet showing them what they need to do and where, and they know it matters. And then there's also a certain level of gamification to it. They can tick, done, done, done. It's all green what they've done. So the shift takeovers are also more smooth because they can show, okay, I've done all this. Ready for you, it's much better than it's been a year ago. Grazie. Il vincitore assoluto credo che sia Sandini e le domande sui robot. Professore, abbiamo avuto tantissime domande, come avrai letto, ma le riassumo per punti. Ce ne sono diverse appunto sull'intelligenza dei robot, quindi l'IQ dei robot se esiste, è misurabile. I robot percepiscono la bellezza, e questo non so neanche se gli umani, certi umani percepiscono la bellezza, quindi i robot. ma le domande più serie sono sul posizionamento dell'Italia a livello di ricerca e di applicazioni industriali e soprattutto la robotica nel cleaning professionale è già arrivata e se ci sono progetti universitari. Sì, ma sì, l'Italia e la robotica sono sempre andati molto d'accordo, nel senso fino dai tempi dell'automazione, delle fabbriche automobilistiche, in realtà siamo sempre stati all'avanguardia sia sulla qualità che sui numeri, no? Quindi sia dal punto di vista delle grosse aziende, ovviamente Fiat, Comau, sia dal punto di vista della produzione di dispositivi meccanici, no? Macchine particolari per le industrie farmaceutiche piuttosto che per altre industrie manifatturiere, no? Che una volta venivano chiamate macchine utensili, ora la differenza fra un robot e una macchina utensile quest'oggi è molto sfumata, anzi probabilmente non c'è. Quindi dal punto di vista industriale siamo sempre stati molto avanti, no? Dal punto di vista della ricerca pure. Nel senso che io ovviamente, diciamo, mi sento parte in causa, quindi considerate le parole che vi sto dicendo come biased in qualche maniera, però l'Italia aveva lanciato anni fa un progetto finalizzato di robotica, il CNR, finanziato dal CNR, che ha costruito una comunità di persone e di ricercatori interessati alla robotica, no? Il professor Dario che aveva citato prima, diciamo a Napoli, Bruno Siciliano, a Roma. Cioè, in Italia effettivamente c'è una rete di laboratori universitari che hanno anche dei legami, diciamo, lunghi e non casuali con le aziende, no? Quindi da questo punto di vista continuiamo ad essere diciamo avanti, no? Le concorrenze ovviamente arrivano dalla Cina, arrivano da tutta una serie di altre, diciamo, Ma nazioni, a livello no? di applicazioni, proprio nel settore pulizia, perché la nostra parte è poi molto interessata giustamente al loro A business. livello di applicazioni in ambito cleaning, devo dire che era un settore che
era stato promesso in esplosione già 30 anni fa, no? Non c'è stata poi questa cosa, almeno non mi sembra che ancora ci siano molti. Il problema, secondo me, è che i problemi grossi che vengono fuori sono il fatto che per definizione, diciamo, un robot che deve pulire lavora in un ambiente che non è controllato, no? Voglio dire, deve togliere cose che nessuno sa dove sono prima che qualcuno passi, no? Quindi in tutti quegli ambienti in cui il robot, no, o la macchina deve essere in qualche maniera in grado di adattarsi a cambiamenti non previsti, no? O diciamo scarsamente previsti, le applicazioni della robotica diventano molto, molto sfumate, insomma, diventano molto difficili da fare, e penso che questo sia il caso anche nelle situazioni, i filmati che abbiamo visto anche nell'ultimo spezzone, no? Con la persona che spinge il carrello. Ecco, sostituire quella persona con un carrello robotizzato, anche quello è una, quando avevo i capelli neri, no? Era uno dei temi che giravano. E si riesce a fare se si trova un bilanciamento fra adattare l'ambiente, adattamento dell'ambiente, capacità del robot e capacità della persona che guida il robot, che comunque in qualche modo ci deve essere. Ecco. Quindi è un settore nel quale, se io dovessi dire, suggerirei chi lavora in questo ambito di investire, perché prima o poi, no, questa, una soluzione, diciamo, implementabile e sostenibile sicuramente verrà fuori. No? Il problema che io ho sollevato dell'interazione fra il robot e l'umano è molto più complicato. Quindi prima di arrivare a quello, no, si riuscirà ad arrivare a dei robot in grado di lavorare in un ambiente non perfettamente conosciuto a priori. No? E in quell'ambito credo che possa essere, diciamo, sicuramente un aiuto significativo anche per dare dignità alla persona umana che potrebbe trovarsi, diciamo, a guidare una scopa autonoma in qualche modo, no? Piuttosto. Quindi la risposta, questo forse risponde anche alla domanda sul quoziente di intelligenza, l'IQ del robot. Non esiste un quoziente di intelligenza generale per il robot, ma per funzione, cioè, esatto. Alcune task le sanno fare meglio di noi, a scacchi ci battono, ma pulire un gabinetto è tutta, sì, un'altra storia. Esattamente, cioè l'intelligenza che noi attribuiamo al robot molto spesso è paragonata alla nostra stessa, no? Per cui noi pensiamo che sia super intelligente vincere a scacchi, perché per noi è difficile, no? E pensiamo che sia super stupido scopare un pavimento, perché per noi è facile. Molto spesso è all'inverso, molto spesso è all'inverso. Su questo c'è una domanda anche per Giusy, perché ha colpito nel segno il filmato e tutta la descrizione di quello che fate, e ci chiedono, sì, bello, bellissimo, ma l'avete fatto in Romagna, sappiamo che c'è l'amministrazione, tutto funziona, insomma, è replicabile anche in altre parti d'Italia? Quali sono le condizioni? Dico soltanto una cosa, sì, sulle macchine lavasciuga. Noi ora stiamo testando una macchina lavasciuga AGV, e proprio a conferma di quello che diceva il professor Sandini, di AGV ormai li avete visti i robot che abbiamo al Pier Antoni, per esempio a Forlì, per la consegna. Gli AGV sono quelli che, sì, navigano le fasciche. Le tartarughe, come le chiamano in gergo. Quindi come tecnologia alla fine è la stessa, però con gli AGV riusciamo a gestire meglio i vari percorsi, perché sono spazi, diciamo, segregati rispetto a quelli che sono i corridoi dove c'è più gente, ecco. E quindi sulle lavasciuga siamo ancora un po' titubanti, però anche là ci abbiamo messo una piccola bandierina e quindi il test l'abbiamo fatto. Per quanto riguarda il discorso invece logistica farmaceutica, effettivamente l'Emilia Romagna è una di quelle regioni virtuose. Questo più che altro proprio anche perché a livello politico c'è stata una certa stabilità che anche ha favorito, diciamo, lo sviluppo di questo tipo di progetti. C'è stato un forte commitment politico e delle direzioni sanitarie che hanno marciato tutte nella stessa direzione. I progetti sono replicabili ovunque. Stanno effettivamente venendo fuori questi progetti
progetti anche nelle altre regioni. In altre regioni un po' più lentamente, per esempio il Piemonte qua vicino è una regione un po' strana, nel senso che ha tirato fuori bandi di gara per la centralizzazione e l'esternalizzazione dei servizi di logistica, poi le gare sono state annullate perché hanno trovato la resistenza dei farmacisti. Farmacisti che hanno fatto ricorso al TAR, ora non vi sto a spiegare il perché abbiano fatto ricorso al TAR, tanto lo potete immaginare, però il problema è proprio che non sono stati, come dicevo io, coinvolti neanche nella fase decisionale, quindi progetti di questo tipo possono essere portati avanti ovunque, in Meridione, in Centro Italia, io aspetto di andare in Meridione a fare questo tipo di progetti, l'accento magari dice che voglio tornare a casa, però nello stesso tempo c'è bisogno appunto di una volontà politica e una volontà delle direzioni. D'altronde quando uno ha una regola proprio molto semplice, quando uno fa innovazione il ricorso al TAR è quasi garantito al limone. È d'obbligo, se no non stai spingendo abbastanza, non stai andando troppo forte, abbastanza forte. C'è una domanda su cui sia tu che Anna forse potete rispondere, perché ci chiedono proprio riguardo agli ultimi interventi la percentuale di disservizi dei sensori. Questo si collega a tutto il tema, è il mondo dell'internet delle cose, questo alla fine, insomma, e voi credo che lo vediate tutte e due, cioè i sensori si rompono, quelle percentuali del 99% di efficienza sono... Allora, diciamo le nostre macchine sono abbastanza efficienti, abbiamo bassi tassi di errori e di fermi macchina, ma questo anche perché abbiamo implementato degli algoritmi anche predittivi degli errori delle macchine, quindi riusciamo ad intercettare la problematica prima, poi i mini load si fermano anche, gli AGV si fermano anche, però diciamo le due ore di fermo ogni tanto le abbiamo avute, però negli anni sono state veramente minime. Do you want to add something? Yes, so I agree with you. I think overall we monitor the sensors, so we noticed it before our customers, and mainly it's probably more problem with people, I would say, moving them or doing something else rather than the sensors themselves. Sì, immagino che avere masnade di bambini in ufficio che vanno a caccia di Pokémon Go sia uno stress che sui sensori possa essere molto molto forte. Poi abbiamo tutto il capitolo blockchain, in cui, siccome Gaetano tu hai detto la parolaccia blockchain, ti hanno restituito un'altra parolaccia che è GDPR. Come vanno insieme GDPR e blockchain e come vanno insieme la pubblicità della blockchain con diciamo, l'abitudine, l'attenzione alla riservatezza naturale dei business? Allora, fermo restando, GDPR è più grossa come parolaccia. GDPR per l'acronimo momento crea qualche General problema. Data Protection Regulation, la nuova protezione, la nuova regolamento europeo per la protezione della privacy. Chiunque ha un sito web ormai deve sapere. Ha sicuramente sconvolto un attimo quelli che erano gli assetti delle varie aziende. Allora, rispetto alla tematica specifica, siccome parliamo di trattamento delle informazioni, chiaramente è legato al tipo di informazione che vado a trattare e quindi quali sono gli attori che la scambiano, per cui non c'è una regola legata alla tecnologia. Bisogna comprendere, a parte i presidi di sicurezza che possono essere messi in opera per evitare eventualmente l'intromissione, bisogna vedere quali sono gli attori che sono coinvolti nella relazione e qual è la tipologia di informazione che scambiano, per cui non c'è una ricetta specifica. Chiaramente nel momento in cui io traslo un processo che sottostà a una regolamentazione di privacy, facendogli adottare un meccanismo tecnologico diverso, quel meccanismo tecnologico sottostà assolutamente a tutta la regolamentazione, quindi alla solidità che la tecnologia può dare rispetto all'intromissione e anche alla garanzia di non trasparenza rispetto alla capacità di un terzo di vedere informazioni che non sono... cioè, che non possono essere gestite. Per capirci, se Giusy manda un farmaco a qualcuno e questo è tracciato con blockchain, viene registrato la minima informazione necessaria rispetto a quella transazione, non viene registrata l'identità e lo stato sanitario del paziente che riceve. Insomma. Allora, tecnicamente l'informazione che si può registrare su blockchain, essendo una base dati, è un'informazione transazionale che può contenere in sé anche l'informazione soggetta alla privacy,
come può non contenere quell'informazione e contenere invece una tracciatura e quindi un log. È vero anche che le informazioni sono comunque soggette a criptazione, per cui la cifratura dell'informazione dà delle garanzie, però è chiaro che l'attore che riesce poi a decodificare quell'informazione deve essere un soggetto che non ha delle restrizioni rispetto alla norma stessa. Per cui bisogna realmente vedere da caso a caso e bisogna verificare prima nella progettazione del sistema qual è l'informazione che mi posso portare nel protocollo di comunicazione del blockchain e quale invece non può essere soggetta a quel tipo di trasloco. Però è realmente, bisogna comprendere il processo specifico e non pensare che quel processo specifico, solo perché si adotta una tecnologia specifica, non debba sottostare alla compliance normativa. Su questo qui non è cambiato niente, blockchain non cambia il senso dell'indicazione del garante. Ancora due punti importanti, poi passo io alle conclusioni. Colin, Nanotech, che cosa dobbiamo aspettarci? Qual è il livello di industrializzazione? What is the level of industrialization? What products are out there? Because you showed us very interesting ideas, but how much of it is a product? Quanto c'è di prodotto in una delle cose che abbiamo visto, che ci ha fatto vedere Colin, dalle zampe del gecko alle altre idee? Yeah, well, the three most promising technologies of our lifetime have been the internet, biotech, and nanotech. And all three got off to rocky starts, but all three are changing the world. Obviously, the internet already has. Bio is a little further along, and nano was earlier in that process. People were forecasting maybe 20 years ago that it would be doing perhaps a couple of $1 trillion in business by now, in thousands of applications. The reality has been probably 1% of that. So it's not a small number, like $20 or $30 billion, but it's been small relative to what its potential is. And there's various reasons for that that will be overcome. But one of them, and this is near and dear to what we're doing, is that in the fiber world, every method industrially of making the fibers is they are made loose. They're blasted from a melt and it's out of plastics and they come to the bottom of a chamber and they're laying in a pile. And as you've seen, these are so small that if you do not have a hold of them when you make them, you will never get a hold of them. And if you cannot get a hold of them, you cannot position them into an ordered structure. If you can't do that, you lose a lot of the power. So that's what we do, is we solve that loose fiber problem was where we have a hold of them from the beginning and hold of the precision. So that opens up, it's an enabler for a lot of these applications that have not been possible yet. And there are various things like that throughout. But so in the long run, you saw from the size scale that it's on the order of the size of bacteria, cells, and the like, and it's huge potential for medicine for that reason, for tissue regeneration, drug delivery, wound healing. When you say long run, what is the time frame? 5 years, 10 years? I mean, because people think, okay, this is like pharma, it will take 15 years to see a product on the market and maybe goes bust before. Yeah, I think in areas like filtration and batteries, you could see things in the next 2 or 3, 4 years. Mm-hmm. Things are happening all the time. I think in terms of our own technology, we see a potential in tissue regeneration in the next 2 to 3 years. And that would be in an area of where it's treated as a device, so orthopedics, for example, and so it's a range of things. But you will see things. Things are happening all the time, and they will continue. And in the cleaning, because you showed that that ship that was sucking up the oil, is that something happening soon or? Well, that's an area. I think I sort of see cleaning as a second tier opportunity. Mainly because most of the players in the cleaning space are not leaders in bringing a technology to market. I think if we found the right partners, we could make cleaning happen soon. The oil one could be very soon, for example. So. L'ultima domanda, poi vado in conclusione perché stiamo sforando. Migliarini, torniamo al punto che ti sta a cuore, cioè visto che non avete dei dipendenti ma avete dei soci come Coop, e questa è una croce delizia in qualche modo, ma c'è una strada, c'è un modo di portarli a adottare queste tecnologie, o ci sarà la guerra tra robot, tra macchine e uomini, perché questa è la sfida che tu stesso identificavi prima?
Questa credo sia la principale sfida che ci aspetta, la numero uno, anche perché, lo dicevo prima, in alcuni settori noi siamo considerati davvero figli di un Dio minore, poveri lavori per povera gente, poco più che questo. E i nostri soci hanno anche il terrore della tecnologia che avanza. Pensate a tutto il ragionamento che sta facendo e che fa la logistica. È il primo settore che verrà impattato in maniera clamorosa rispetto alle nuove tecnologie. Ma noi dobbiamo in ogni caso andare in questa direzione. Guardate che noi abbiamo imprese cooperative, alcune sono qui oggi, Formula Servizi, l'avete vista, ma non è la sola. La maggior parte fanno quella che si chiama innovazione incrementale e la fanno tutti i giorni, ma ormai ce ne sono alcune che fanno innovazioni di rottura, anche molto interessanti, cioè sono passate da essere consumatori di innovazione ad essere produttori di innovazione. Questo anche per merito della lungimiranza dei gruppi dirigenti, per merito della consapevolezza del fatto che in ogni caso questo è un deserto che dobbiamo attraversare. Come dire, ormai noi abbiamo imprese che sono arrivate a brevettare prodotti e servizi, secondo me di grande interesse, insomma. Ne avevo scritti alcuni mentre si parlava. Lo smaltimento di gomme di auto, che è una cosa che non fa nessuno, vengono, come sapete, sotterrati nel deserto del Sahara. Le plastiche, i rifiuti del marmo. Noi abbiamo grandi imprese in Toscana, per esempio, che sono quelle che famose che tagliano il marmo di Carrara, quello per cui oggi la famosa Pietà di Rondanini ecco, si trova lì dentro, perché come diceva Michelangelo, non ha l'ottimo artista alcun concetto che un marmo sono in sé non circoscriva, e via e via e via. E i rifiuti del marmo che fine fanno? Eppure potrebbero essere un business del futuro. In questo ci stanno aiutando le nanotecnologie, per esempio. Oppure direi i nuovi prodotti di pulizia, la gestione dei magazzini con drone e robot, l'abbiamo vista. I controlli di sicurezza dei prodotti che interessano molto alla cooperazione di consumo. Anche su questo ci sono le nanotecnologie che ci vengono in aiuto. Ieri il Sant'Anna, per esempio, ha fatto una prima dimostrazione di un drone che come dire, cambierà la logistica del sangue. Il trasporto del sangue verrà fatto attraverso i droni. Ieri abbiamo visto un filmato per cui il drone fa 40-50 km ancora, non di più, ma questa è la direzione. I nostri soci sono, come dire, sono il nostro sangue e la nostra carne. Noi non possiamo dire come altre imprese fuori 100, dentro 100, con skills più importanti, migliori, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo attraversare il deserto, dobbiamo farci aiutare e riqualificare la maggior parte delle persone. Quando parlavo del rapporto col sindacato, perché è evidente che tutta questa roba impatterà anche sugli stessi contratti di lavoro, è inevitabile, ci si sta già lavorando, so che in Emilia Romagna stanno facendo dei seminari su questo, una parte anche come dire, dei nuovi contratti sarà riposizionata in base alla produttività e via e via dicendo. Il discorso è lungo, la chiudo qui. Grazie, io cerco di concludere, di riassumere in pochissimi secondi, visto i nostri tempi di sforamento. Le parole importanti da portare a casa oggi sono sicuramente collaborazione e comprensione, che diceva Giulio Sandini poc'anzi, cioè capire che cosa sono le macchine e avere delle macchine che ci capiscono se dobbiamo collaborare con loro. Sia Anderson che Canillo ci hanno mostrato le opportunità, e credo che Canillo abbia ben messo a fuoco la necessità di non fare specialismi. È molto pragmatico l'approccio, guardiamo a che cosa si può fare e cerchiamo di avere una visione pragmatica di come arrivare a quel prodotto, non concentriamoci sulla tecnologia. Sulla tecnologia corrente è stato molto esplicito, ci vuole molta fiducia, bisogna avere molta attenzione, bisogna creare un legame di fiducia intorno alle tecnologie, ma non bisogna aspettare, cioè stare alla finestra aspettando che le tecnologie si mature, probabilmente è la ricetta peggiore in un mondo in cui c'è non solo c'è digital transformation, ma abbiamo visto che c'è anche nanotech transformation e molte altre cose. E infine credo che la parola più
interessante, più importante che ha portato Anna è stato quello dei data, del data team, cioè di rendere le cose misurabili. Questo è proprio una metrica, un'infrastruttura che cambia il nostro modo di leggere il mondo e il modo anche di leggere il lavoro e tutte le cose che ci stanno intorno. Ovviamente su questo poi va applicata una visione, cioè bisogna fare semplicemente il dipendente del mese che pulisce in maniera più efficiente, ma forse migliorare l'efficienza di tutta la comunità. Io vi ringrazio ancora, spero che sia stato interessante, almeno quanto per me, perché per me è stato davvero avvincente, e ringrazio i nostri ospiti e vi lascio all'Ecolabel all'Extra Forum che vi accompagna fino alle 18. Grazie ancora e grazie a voi che ci avete accompagnato.